Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati con i nostri incontri webinar. Quello di oggi è relativo alla distonia senza la tossina botulinica. Con noi oggi abbiamo vari esperti appunto che ci supporteranno in queste 2 ore di webinar. Iniziamo con il dottor Marcello Esposito, neurologo del Cardarelli di Napoli, la dottoressa Carla Cordivari, neurologa del National Hospital di Neurology and Neurosurgery di Londra, la dottoressa Anna Castagna, neurologa della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano, poi abbiamo la dottoressa Elisandra Nelli, fisiatra dell'Università Politecnica delle Marche di Ancona, e per finire la dottoressa Marina Ramella, fisiatra presso la Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano. Prima di lasciarvi a loro, vi ricordo appunto che chi volesse intervenire con delle domande può farlo appunto nella sezione chat e inserire appunto il testo della domanda che verrà sicuramente trattata nel corso del webinar. Io allora a questo punto vi auguro buon webinar e vi lascio al dottor Marcello Esposito. Buon pomeriggio. Allora, salve a tutti, buongiorno e spero che siate numerosi. E noi in questo momento ci siamo un po' riuniti per cercare di darvi delle indicazioni su come affrontare la distonia in assenza del trattamento con tossina botulinica. In Italia, in modo abbastanza omogeneo, i trattamenti con la tossina sono stati sospesi per questa emergenza. È possibile farli occasionalmente con carattere di urgenza in quasi tutti gli ospedali, ma chiaramente la frequenza e la possibilità di accesso a questo tipo di trattamento si è ridotta moltissimo. Allora, dunque, noi avevamo pensato di cominciare a discutere con voi pazienti di questa problematica partendo dalle manifestazioni cliniche, quelle fenomenologiche, ovvero noi chiamiamo fenomenologia il modo in cui si presenta la distonia. Ok, un laterocollo fenomenologicamente è un collo che è inclinato da un lato e così via. Cioè, con il termine clinico e fenomenologico, noi definiamo quello che noi medici vediamo di voi pazienti. Allora, a questo punto, per cominciare a discutere di quali sono gli aspetti clinici e quali sono gli aspetti clinici che particolarmente necessitano di trattamento, cominciamo con l'intervento della dottoressa Cordivari. Io prima di lasciare la parola alla dottoressa Cordivari e consentire che lei mostri le sue slide, vorrei fare una precisazione per tutti i pazienti, in questo momento e credo che poi la ripeteremo più volte nel corso di questo webinar, ovvero noi medici abbiamo sospeso il trattamento con tossina botulinica nella maggior parte dei casi. La sospensione del trattamento con la tossina botulinica non vuol dire una progressione e della malattia, ovvero voi pazienti non peggiorerete, non svilupperete una malattia più grave, potrete sviluppare dei sintomi più fastidiosi, anche più disabilitanti, ma che verranno poi ad essere nuovamente ridotti e troverete nuovamente sollievo con la tossina botulinica. Quindi il primo messaggio è di essere sereni, di avere pazienza in questo momento difficile perché la vostra malattia non è a rischio, è soltanto a rischio la vostra qualità di vita della giornata in questa condizione. Anche se precisiamo che chiaramente la giornata tipica del paziente, della persona che resta a casa è diverso rispetto alla giornata tipica della persona che lavora. Per cui è chiaro che una persona con una distonia che ha un tremore del capo, del braccio, piuttosto un blefarospasmo, nel momento in cui resta a casa sarà sicuramente un grossissimo problema, però sarà sicuramente un problema inferiore rispetto a una condizione nella quale questa persona deve guidare la macchina, deve lavorare al computer, deve lavorare in un ristorante o comunque deve continuare a eseguire tutta una serie di performance complesse che sono quelle alle quali siamo abituati fuori da questa emergenza. Allora, detta questa premessa, passiamo agli aspetti clinici della distonia,
che ci vengono ad essere ricordati in modo molto semplice e molto chiaro dalla dottoressa Cordivari. Ok, quindi adesso si passa, vai. Non so se mi vedete, salve a tutti. Mi chiamo Carla Cordivari, sono abruzzese di origine e vivo a Londra da 22 anni. E in questa particolare occasione ho pensato di dividere con voi questo periodo in cui tutti dobbiamo stare a casa e purtroppo nelle nostre cliniche non abbiamo la disponibilità di trattare i pazienti con tossina botulinica. Parlerò un po' degli aspetti generali delle distonie che sicuramente tutti quanti voi conoscete, avete un'esperienza essendo dei pazienti, quindi dirò cose ovvie, per molti di voi ovvie. Non so quali siano le condizioni, quali distonie voi abbiate, però farò un discorso generale e spero di poter parlare un po' per tutti. Allora, la distonia è una contrazione muscolare involontaria che può essere di lunga durata, nel senso che è sostenuta, quindi mantiene il muscolo contratto per un periodo prolungato, oppure è caratterizzato da spasmi muscolari o ancora da, in differente modo, da tremore e causa una malfunzione dei muscoli e una contrattura, una contrattura, no, una contrazione del muscolo in una determinata direzione. E questo può coinvolgere i muscoli della faccia, i muscoli del collo, i muscoli degli arti e anche un po' tutto il corpo, in alcuni casi di distonia generalizzata. I muscoli che sono nella maggior parte colpiti possono poi, si contraendosi, si producono una distorsione della posizione di quella parte del corpo, per cui possiamo avere la distonia cervicale, quando la distonia coinvolge i muscoli del collo. Oppure possiamo avere il blefarospasmo quando la distonia coinvolge i muscoli degli occhi, delle palpebre. Possiamo avere uno spasmo facciale quando la distonia coinvolge una mezza parte del viso, oppure della mandibola, possiamo avere una distonia chiamata oromandibolare, oppure una distonia degli arti, una distonia del tronco, una distonia della laringe. Quindi vediamo quali sono gli effetti di queste distonie. Per tutte queste distonie c'è come caratteristica comune c'è una tensione muscolare. Tutti i pazienti sentono la tensione muscolare. Questa tensione muscolare produce una postura anomala, produce una limitazione funzionale, significa che il paziente non riesce più a svolgere la funzione che faceva prima. Ci sono delle caratteristiche, degli strumenti che noi usiamo per ridurre questa distonia. C'è il dolore, c'è l'imbarazzo, c'è il disturbo psicologico e ci può essere nei casi estremi anche la depressione. Se noi parliamo della distonia cervicale, noi possiamo avere moltissime forme di distonia cervicale. Possiamo avere delle deviazioni del collo che producono una rotazione e questa si chiama torcicollo. Possiamo avere una distonia del collo che produce una deviazione in un lato e questo si chiama laterocollo. Oppure il collo può andare indietro, quindi questo è un retrocollo, oppure può venire avanti, un antecollo, oppure può venire, si può shiftare anteriormente, cioè può deviare anteriormente, questo si chiama anterior shift, chiamiamo così, cioè una deviazione anteriore del collo, oppure può essere anche laterale, si chiama lateral shift. Quindi abbiamo differenti pattern. Tutti questi pattern che noi chiaramente conosciamo sono associati a questa tensione muscolare, come abbiamo detto. In alcuni casi può essere associato al dolore, ma soprattutto c'è questa limitazione funzionale che tutti avvertiamo che la difficoltà in girare la testa da un lato, che sicuramente abbiamo in molte situazioni quando vogliamo attraversare la strada, quando vogliamo guidare, quando siamo a casa che prepariamo e cuciniamo, dà fastidio questo collo che non si riesce a muovere, ma soprattutto in certe posizioni produce dolore. E sappiamo tutti che possiamo alleggerirlo un po' se tocchiamo, per esempio, con le dita il nostro mento, e questo ci permette e aiuta un po' per qualche secondo a girare la testa.
Una cosa che sicuramente è associata alla distonia è la difficoltà di non capire dove la nostra. Se noi chiudiamo gli occhi ci sembra di stare con la testa dritta, ma in realtà abbiamo la testa che è deviata, ma non riusciamo più a capire dove siamo. Qualche paziente ha difficoltà a camminare con la distonia cervicale, ha qualche difficoltà a mantenere l'equilibrio. Ci sono alcune forme di distonia che sono più semplici, sono facili da trattare e sono meno dolorose. Alcune forme sono più complesse e queste sono associate al dolore. Nessuna di, beh, adesso questo magari non lo dico, però nessuna di queste forme in realtà è associata nella distonia cervicale vera a delle situazioni che non sono reversibili, per esempio come le contratture. Alcuni pazienti, per esempio, che sviluppano la distonia tendono a rimanere in una posizione contratta che non è assolutamente reversibile. Quello che i pazienti hanno una forte contrattura muscolare e hanno una difficoltà a muovere spontaneamente la testa. Alcuni solo, sono una minoranza, non riescono a raggiungere muovendo la testa il full range di movimento, cioè non riescono totalmente a muovere la testa, ma magari lo spieghiamo meglio questo. Un'altra condizione, e non penso che ci siano anche dei pazienti con il blefarospasmo, che noi possiamo parlare quando parliamo di blefarospasmo, parliamo della contrattura forzata degli occhi che abbiamo come spasmi, oppure possiamo avere dell'eccessivo ammiccamento degli occhi. Queste condizioni nel blefarospasmo sono bilaterali, sono tutti e due gli occhi ammiccano, tutti e due gli occhi contraggono e sono di solito associati a questa situazione, sensazione di secchezza delle palpebre, come se avessimo qualcosa negli occhi, irritazione, la difficoltà a guardare la luce ci fa contrarre molto di più gli occhi. Alcuni pazienti, e questi sono quelli probabilmente che sono un po' più complicati e che hanno bisogno di più attenzione in questo momento, sono pazienti che hanno una condizione che si chiama aprassia, cioè una difficoltà ad aprire gli occhi. E qui sono pazienti che hanno una malattia neurodegenerativa, sembrano pazienti con il Parkinson o malattie tipo simili al Parkinson. Questi pazienti hanno proprio difficoltà ad aprire gli occhi, quindi passano la maggior parte del giorno con gli occhi chiusi. Quell'altra condizione invece che abbiamo sotto si chiama spasmo emifaciale. Guarda, faccio un po' fatica a parlare in italiano oggi. Se sono, perché sono 22 anni che sono a Londra, di solito parlo di medicina in inglese e quindi faccio un po' fatica, mi scuso con tutti. Cioè, gli spasmi emifaciali sono caratterizzati da questa contrattura della bocca, della questa deviazione della bocca da un lato e nello stesso tempo della chiusura degli occhi e crea degli spasmi che sono, di solito non sono dolorosi, ma sono imbarazzanti, sono fastidiosi. I pazienti dicono sono questi spasmi che senti, sono lì tutto il tempo, una continua tensione muscolare in questa parte della faccia. Questo sono i sacrifici che io e questa diapositiva è qui. Per errore andava prima nella distonia cervicale. Questi sono i sacrifici che io faccio con il dottor Esposito, che praticamente cerca di fare uno studio con me, cercando di studiare quali sono i muscoli da trattare nella distonia cervicale, inserendomi dei piccoli aghetti negli occhi, no? Nel collo. Gli La occhi. distonia negli occhi, no, nel collo me li avevi messi. Nel collo erano aghetti molto dolorosi, però abbiamo fatto questo studio per vedere quali sono i muscoli da trattare con la tossina botulinica in diversi pattern di distonia cervicale, muovendo la testa in una direzione, muovendo la testa in un'altra, facendo la deviazione. Andiamo avanti. La distonia oromandibolare. La distonia oromandibolare è particolarmente complicata e particolarmente cioè difficile conviverci, disabilitante, volevo dire. Pazienti con la distonia oromandibolare di solito anche hanno una distonia della lingua e questo si traduce con una difficoltà a bere, perché quando il paziente vuole bere, la lingua tende a
buttare fuori l'acqua, così per il cibo. C'è una distonia, quindi disturbi a deglutire, i movimenti anormali della faccia possono essere associati, c'è un dolore nei muscoli della faccia e nei muscoli della mandibola, alcuni pazienti hanno l'emicrania, una difficoltà a parlare, soprattutto se la lingua è coinvolta, e per la difficoltà a deglutire c'è una perdita di peso. E questi pazienti vanno visti da vicino proprio per questa ragione. Sono forse i pazienti più urgenti da vedere. La distonia degli arti. Per quanto riguarda la distonia degli arti, vedremo che la distonia degli arti causa una limitazione funzionale come tutte le altre distonie, può causare dolore, può causare nei casi più estremi contratture, vi farò vedere degli esempi, e delle infezioni. Questa per esempio è una signora che ha una distonia degli arti, la prima, che ha dalla nascita, praticamente dice che lei ha avuto un problema alla nascita, probabilmente ha avuto un'ischemia quando è nata, una difficoltà a nascere, e ha avuto questa distonia che coinvolge l'arto superiore e l'arto inferiore mentre cammina. Questa è una paziente che ha dolore, un po' di dolore, ma non tantissimo, è tutta la vita che convive con questa distonia e per il suo caso la distonia è più un fatto di migliorare un po' l'estetica, lei vorrebbe rilassare il braccio per avere una postura migliore e poter utilizzare, se possibile, la mano un po' meglio. Questo paziente che faccio vedere qui sulla destra, questo è un paziente con una malattia degenerativa, ha una contrattura del braccio e ha un dolore intenso. Il suo problema fondamentale è la rigidità e il dolore. Questo paziente faccio proprio fatica a muovere il braccio e il dolore è intenso. Per questo caso, in questo caso la tossina botulinica è quasi urgente come trattamento o qualcos'altro. Questi sono pazienti che hanno la distonia con le cosiddette contratture che dicevo prima e queste i pazienti non riescono più ad aprire la mano dopo un po', perché le contratture che si formano all'interno della mano cambiano le caratteristiche della pelle, dei tessuti sottocutanei, per cui i pazienti tendono a chiudere la mano così e poi se cominciano a fare delle piccole ferite all'interno della mano che si infettano e diventano un problema. Quindi questi sono i pazienti che io considero gli urgenti dal punto di vista della distonia degli arti. Poi gli altri casi sono pazienti con la Scusami distonia. Carla, ti volevo porre una domanda. Una signora chiede se puoi specificare la differenza tra rigidità e distonia. Ah, certo, la rigidità. Il paziente che ha la rigidità non si ha una. La distonia è una postura, cioè la distonia è una contrazione che produce un'anomalia della posizione dell'arto. Questa è la distonia. La rigidità è una, noi la chiamiamo rigidità, sono tutti i muscoli contratti. Mentre la distonia, alcuno è più contratto degli altri, nella rigidità, che è molto simile in realtà alla distonia, sono tutti i muscoli rigidi. Non so se mi spiego. Per esempio, nella distonia cosa succede? Che noi possiamo muovere il braccio in una direzione, però siccome è distonico non lo possiamo muovere nell'altro, per dire, no? Quindi una direzione è facile, dell'altra è meno facile. Nella rigidità è tutto rigido ed è in una posizione distonica. Quindi immaginate avere un braccio rigido che non si può muovere, che per allungarlo si fa fatica, per accorciarlo si fa fatica, per piegarlo si fa fatica, per girarlo da una parte si fa fatica. Questo è cos'è la rigidità. Spero di essere stata chiara. Se poi voi avete altri suggerimenti, chiedo ai miei colleghi, farebbe piacere se partecipaste. È chiaro questo? Carla, tu hai ancora altri casi da mostrare? No, quasi finito io. Io non ho messo i video per una ragione molto semplice, non ho messo perché ho molti pazienti dove vedo la faccia, io non posso assolutamente mettere la faccia di questi pazienti, per cui sono limitata da questa cosa, però ho veramente quasi finito. Volevo semplicemente far vedere alcuni pazienti invece che non hanno
chiaramente una distonia con un'anomalia della postura tutto il tempo, ma lo sviluppano soltanto durante alcuni movimenti, alcune funzioni. Per esempio, il primo caso qui, questo è un paziente che ha difficoltà a scrivere e quindi deve fare così perché il braccio diventa distonico mentre scrive. Questa è una paziente invece che non penso funzioni questo video in realtà, è una paziente, non funziona, è una paziente che è una segretaria e fa fatica a scrivere perché vedete le dita si estendono, per cui la paziente deve piegare la mano. Questo invece è un paziente che fa fatica a suonare il violino, la viola in questo caso, perché il pollice sotto l'arco si piega, forse lo riuscite a vedere, e lui non riesce a mantenere l'archetto. Questo è un paziente, per esempio, che suona al piano e ha le dita che entrano in distonia, per cui non cominciano a piegarsi, a contrarsi, per cui lui non riesce a suonare bene, anzi non riesce proprio a suonare e questo è un professionista. Io non so se qualcuno vuole sapere quali sono le cause di distonia, giusto per completare un attimo, ma cioè le cause di distonia è una delle domande che si fa più spesso, no? Dottore, perché io ho la distonia? Nella maggior parte dei casi c'è una mutazione genetica e nella famiglia, però siccome la distonia ha, si dice, una penetranza incompleta in molte distonie genetiche, alcuni pazienti non mostrano segni, alcuni li mostrano molto poco e altri li mostrano molto più evidenti. Poi altri possono avere, per esempio, una lesione del cervello, soprattutto nella parte bassa del cervello. Una lesione strutturale che può essere una piccola ischemia, può essere stata un'emorragia, può essere stata Accumuli di metallo. una neoplasia, ma molte lesioni di questo tipo, oppure dalla nascita. Altre invece, le predistonie, sono legate all'assunzione di alcuni farmaci, adesso se ne vedono di meno, ma sono di solito associati a farmaci antipsicotici, sono associati a farmaci antidepressivi. Alcuni, per esempio, farmaci come i calcio antagonisti. Io mi fermerei qua e lascerei tempo per le domande. Allora, Non so se io forse sono andata un po' adesso volevo. veloce. Carla, se posso, ti faccio un'altra domanda. Sì, Ci grazie. chiedono se la distonia è una contrattura costante, cioè sempre con l'aiuto della terapia farmacologica, può in qualche modo regredire per molto tempo? Allora, la distonia è una malattia, no, la distonia in realtà raramente regredisce, perché la distonia rimane. Può migliorare, può peggiorare, però la può peggiorare, dipende dalla prima parte della vita, diciamo, la distonia può peggiorare se è una distonia genetica, ok? Non vorrei dire che la distonia nella parte avanti nella vita le distonie sono quasi sempre, quelle che iniziano più tardi sono quasi sempre delle distonie che non peggiorano. Quindi di solito chi ha la distonia ci vive con la distonia, non migliora. Sono pochissimi i casi di distonia che migliorano, che scompaiono, però la causa di queste non è chiara. E a volte può essere considerata associata ad un disturbo di tipo psicologico. Sicuramente la distonia peggiora con lo stress. Quindi se una persona è stressata, ha delle difficoltà nella vita di tutti i giorni, la distonia peggiora e se è più serena e va in vacanza la distonia è migliore, ma la distonia è una condizione per sempre. Invece, come possiamo considerare le distonie che cambiano sede, ad esempio passano dalla gamba al viso, agli occhi, al collo? Le distonie non cambiano sede, le distonie iniziano sempre da una parte e rimangono lì. Allora, le distonie genetiche di solito iniziano, quelle genetiche nei bambini iniziano dalle gambe, poi progrediscono e possono arrivare a interessare tutto il corpo.
però non, distonia di solito non vanno, un giorno interessa la testa, un altro giorno interessa la gamba, un altro giorno interessa il braccio. E le distonie tendono ad essere o generalizzate o segmentali, nel senso che interessa un braccio, interessa la testa e il collo, oppure sono molto focali, ma non passano da un arto all'altro, non passano dall'occhio al piede o viceversa. Se questa è la domanda, se ho capito bene. Elisa, se tu sei d'accordo, io adesso rimuoverei la condivisione dello schermo con Carla, le farei giusto delle domande io per concludere il suo intervento e poi passerei a veramente un brevissimo intervento da parte mia. Allora, io vorrei che Carla facesse questo tipo di chiarimento per i pazienti che ci stanno guardando. Allora, abbiamo assunto che le distonie sono molto eterogenee, ci possono essere distonie diversissime dal collo, dalla mano, alla bocca, eccetera, eccetera. In questo momento noi non possiamo fare la tossina botulinica, o comunque dobbiamo fare la tossina botulinica soltanto ai casi che sono realmente urgenti da trattare. Allora, secondo la tua esperienza, tu a quale dei tuoi pazienti consiglieresti di venire in ambulatorio a fare la tossina botulinica? Sicuramente ai pazienti che hanno la distonia cervicale che è molto dolorosa se non risponde a farmaci, ad altri farmaci. Cioè, considererei in questo momento, se c'è un'alternativa alla tossina botulinica, considererei i farmaci. Se non rispondono ai farmaci ed è difficile convivere con il dolore, alla distonia cervicale. Alla distonia cervicale con il dolore. Poi lo farei per quanto riguarda gli occhi ai pazienti che hanno le malattie degenerative e non possono aprire gli occhi, quelli che passano la maggior parte del giorno con gli occhi chiusi. Questi sono pazienti che non rispondono alle terapie mediche, terapie orali di solito, e potrebbero aver bisogno, per migliorare la loro qualità di vita, di poter avere gli occhi aperti. Perché è difficile Qui faccio una spenderlo la maggior parte del precisazione. tempo. Faccio una precisazione per i pazienti. Tutti i pazienti che avete ricevuto diagnosi di blefarospasmo non vuol dire che vi trovate nel caso descritto dalla dottoressa Cordivari. La dottoressa Cordivari in questo momento sta parlando dei casi di pazienti con blefarospasmo nell'ambito di malattie neurologiche più gravi, come può Come essere per esempio il Parkinson, Parkinson, ma come malattie parkinsonismi in solo il generale. blefarospasmo non siete un caso urgente, ok? No, Poi ci solo sono quelli altri. che non hanno contratture ma non riescono ad aprire gli occhi, diciamo così, non hanno le contrazioni intorno agli occhi e non riescono ad aprire gli occhi. Sono pazienti che hanno proprio difficoltà ad aprire, ma non hanno il blefarospasmo, Ok. il tipico blefarospasmo. Poi lo farei ai pazienti che hanno le contratture degli arti, la distonia degli arti che può portare a delle contratture, che sono quelle che poi, se si aspetta un po', non riescono più ad aprire la mano. E anche questi sono pazienti che hanno delle malattie gravi neurodegenerative, non sono pazienti che hanno la semplice distonia degli arti. Nessuno di Ok. questi pazienti, se non ha una malattia degenerativa, finisce per non poter aprire la mano. E questi vanno trattati perché altrimenti hanno delle lesioni nelle mani. E poi hanno una forte rigidità che i pazienti, familiari fanno fatica a vestirli, a lavarli, a Quindi gestirli nella vita quotidiana. il messaggio adesso a tutti i pazienti deve essere che se hanno la diagnosi di distonia, e parlando soltanto di distonia idiopatica isolata, ovvero quando il medico gli dice soltanto lei ha la distonia, lei dice lei ha la parkinsonismo atipico piuttosto alla demenza o un'altra cosa, cioè Certo. tutte le persone che sanno di avere una distonia sono persone per il quale il trattamento con la tossina botulinica può essere sospeso senza una grave ripercussione. I casi descritti Esattamente. dalla dottoressa Cordivari sono quei casi con distonia semplice, particolarmente dolorosa e che quindi la qualità della vita è comunque danneggiata in questa fase di emergenza, oppure quelle associate ad un disturbo neurodegenerativo.
Detto E quindi questo, soprattutto, e poi ci mettere anche quelli che non riescono a mangiare perché hanno la distonia oromandibolare e fanno fatica, perdono peso. Questi vanno considerati lo stesso. certo. Allora, io in questo momento condividerei il mio schermo per fare vedere rapidamente pochissime diapositive. Si vede già il mio schermo? Non so se Sì. non si vede il mio schermo? Sì, lo vediamo, Marcello. Lo vediamo per vedere anche voi come devo fare invece. Prova a mettere la Così. presentazione, così sei scomparso. Così sono scomparso. Invece, per vedere anche voi, devo mettere. Devi mettere webcam sempre in primo piano. Allora, sempre in primo piano. Ok. Perfetto. Va bene, così penso ci dovremmo vedere. Allora, io faccio partire la. Mi vedete, vedete la presentazione? Allora, dunque, rapidamente, in realtà i temi sono stati già toccati dalla dottoressa Cordivari, quindi sugli aspetti introduttivi non dirò niente. Voglio dire soltanto qualcosa riguardo il trattamento, quali sono le strategie terapeutiche nel trattamento della distonia in questo momento storico. Allora, innanzitutto, come dicevo prima, bisogna che il paziente venga inquadrato clinicamente, quindi la distinzione che ha fatto prima la dottoressa Guardivari è importantissima, cioè distinzione tra distonia semplice e distonia associata a disturbo neurodegenerativo. Una volta che noi abbiamo effettuato l'inquadramento clinico e dobbiamo valutare la disabilità indotta da questa distonia, ovvero se io ho una testa che è ruotata così, il grado di disabilità di questa rotazione è veramente modesto. Solo in base alla disabilità indotta dalla distonia noi dobbiamo decidere di trattarla o meno. La distonia in quanto tale non è un disturbo degenerativo che va trattato necessariamente. Ok? Quindi inquadriamo il paziente, valutiamone la disabilità e una volta che abbiamo valutato la disabilità, decidiamo se trattarlo anche in questo momento di emergenza. Allora, per quanto riguarda la terapia, chiaramente abbiamo detto che la terapia è diversa nelle forme generalizzate e nelle forme non generalizzate, segmentali, focali. Vediamo che le possibilità terapeutiche sono varie, quindi vediamo che ci sono le terapie orali, la riabilitazione di cui parleremo estensivamente, la chirurgia e la tossina botulinica. In questo momento storico, però, che succede? Che la tossina botulinica non la facciamo, la chirurgia nemmeno, quindi noi ci dobbiamo basare sulle terapie orali e sulla riabilitazione. Vi dirò due brevemente qualche cosa sulle terapie orali. Voglio dirvi due cose sulle terapie orali, non perché non voglio, diciamo, occupare tempo, ma perché sfortunatamente le terapie mediche sono veramente poco efficaci e poco numerose. E poi parleremo più estensivamente della riabilitazione con la dottoressa Castagna e le altre dottoresse che si occupano di riabilitazione. Allora, dunque, per quanto riguarda la terapia orale, la maggior parte dei pazienti con la distonia ha sentito nominare questo farmaco che si chiama Artane, che è un antagonista recettore muscarinico. Comunque, fondamentalmente, al paziente quale sia il meccanismo d'azione interessa poco, interessa sapere che ci sono due farmaci principali, che sono l'Artane e il clonazepam, che sarebbe il Rivotril. Allora, voi pazienti che in questo momento non potete fare la tossina botulinica, potete assumere questi farmaci, sempre sotto consiglio nostro, cioè ci contattate, noi vi diciamo che farmaci dovete prendere. Però le prime due strategie farmacologiche che possono essere efficaci sono queste due, ovvero sono la triesilfinidile, l'artane e il clonazepam, che vengono utilizzate prevalentemente nelle forme generalizzate. Ma in questo momento in cui le forme focali non possono essere trattate correntemente con la tossina botulinica, anche per le forme focali, questi due farmaci, ovvero artane e Rivotril, possono essere efficaci e di aiuto. Andiamo avanti. Ci sono poi degli altri farmaci che vanno aggiunti nel trattamento delle distonie in alcuni casi.
Per esempio, ci sono le distonie che sono molto caratterizzate da ipercinesie, ovvero quei blefarospasmi in cui si sbattono molto gli occhi, che si associano anche ai movimenti della bocca. Queste forme craniali ipercinetiche possono ricevere beneficio dalla tetrabenazina. Ancora, altri farmaci da tetrabenazina sarebbe la xenazina, il farmaco che si utilizza nella corea. Non è un farmaco che è specifico per la distonia, però per i pazienti che cominciano a sviluppare dei movimenti rapidi associati alla distonia, e particolarmente questi movimenti rapidi si concentrano a livello dei muscoli degli occhi e della bocca, e quindi avete molto disagio perché vi succede di trovare una situazione come io adesso vi sto imitando, allora in questo caso può essere utile aggiungere la tetrabenazina. Ancora, un altro farmaco che può essere utilizzato per il trattamento, può essere utilizzato in aggiunta alla distonia, è un sintomatico associato alla distonia. Le distonie non sono dolorose di per sé, però una distonia cervicale con una rotazione di questo tipo, una distonia oromandibolare che porta ad avere una bocca sbalancata, o piuttosto una distonia della mano che ti porta ad avere una torsione della mano, queste sono tutte delle condizioni dolorose. In queste condizioni dolorose, allora noi possiamo utilizzare dei farmaci antidolorifici. I farmaci antidolorifici da usare vanno utilizzati con estrema cautela e gradualmente. Quindi noi vi consiglieremo innanzitutto di utilizzare dei farmaci miorilassanti, poi vi consiglieremo di utilizzare dei farmaci antinfiammatori, che può essere quelli che sono in commercio più frequentemente, l'Aulin, il Brufen, l'Oki, quello che volete, insomma, degli antinfiammatori, generalmente è il primo step, e in ultimo step allora poi si procede con gli oppioidi, soltanto nelle forme più gravi. Quindi questi sono farmaci che vanno a essere utili nell'ambito di un sintomo che complica la distonia, ma non sono il farmaco della distonia. E questi sono tutti i farmaci di cui possiamo disporre in questo momento storico in cui non abbiamo la tossina botulinica. Scusami Perché Marcello se ti interrompo. Per i dolori muscolari è meglio il Rivotril o il Laroxil? Poi questi farmaci fanno ingrassare? Allora, dunque, per le contrazioni muscolari più durature è preferibile il Rivotril, ok? Preferibile il Rivotril perché rilascia il muscolo. Invece il Laroxil ha un'azione antidolorifica. Quindi, se noi vogliamo agire sul sintomo della contrazione muscolare persistente, come per esempio avere degli spasmi sul collo o piuttosto degli occhi, meglio cominciare con il Rivotril. Il Laroxil soltanto nella fase in cui il rilassamento muscolare non riesce a ridurre anche il dolore. Va bene? Detto Invece questo, c'è una sì. signora che prende Xanax per RP per il dolore alla una distonia dell'arto superiore. Chiede se questo farmaco può peggiorare la distonia. Assolutamente no. Allora, lo Xanax è una benzodiazepina come il Rivotril. Quindi siamo sempre nell'ambito delle benzodiazepine. Le benzodiazepine poi hanno delle caratteristiche farmacologiche diverse a seconda della molecola, quindi possono avere un'azione più rilassante sul muscolo o più sedativa in termini centrali, come sul sintomo ansia, agitazione. Lo Xanax, come può ridurre l'ansia, può anche ridurre la tensione muscolare. Quindi se la signora ha giovamento con lo Xanax nel ridurre la tensione muscolare, va benissimo lo Xanax. Un'ultima cosa di cui vorrei parlare per tutti i fanatici del web sono i cannabinoidi. Allora, molti pazienti vorrebbero a tutti i costi assumere cannabinoidi perché i cannabinoidi sono molto divulgati su vari fronti come delle sostanze miracolose in tutti i disturbi, in tutte le malattie, un po' una panacea per tutti i mali e soprattutto anche nei disturbi neurologici. Allora, sono stati condotti vari studi tra distonia e cannabinoidi. Fondamentalmente non ci sono evidenze che possano funzionare, quindi non consigliamo di utilizzare i cannabinoidi ai pazienti distonici, però c'è da dire una cosa, che il cannabinoide può avere un'azione rilassante il muscolo. Quindi, se il Rivotril non funziona, se piuttosto il baclofen non funziona, ovvero il mio rilassante classico non funziona, uno può sempre provare a assumere un cannabinoide. Tanto effetti tossici non ne hanno, però il consiglio migliore è quello di dare innanzitutto un consiglio su una cosa che tu sai che funzioni. Poi,
Il secondo consiglio è di consigliare qualcosa che io non so se funziona, ma so che non ti fa male. Quindi io ti consiglio prima di prenderti il mio rilassante. Se il mio rilassante non funziona, non ti trovi bene di effetti collaterali, puoi provare con i cannabinoidi, di cui si è fatta una grossa pubblicità, ma sicuramente sono anche delle sostanze molto promettenti e che probabilmente hanno anche delle grosse possibilità future dallo sviluppo poi molecolare farmaceutico. In questo momento sulle distonie i prodotti che sono disponibili, che sono soprattutto prodotti galenici, non danno un grosso risultato. In conclusione, volevo soltanto dire a tutti i pazienti che sono stati fatti degli studi, c'è uno studio pubblicato su una rivista importantissima che parla proprio dell'associazione della tossina botulinica e dei farmaci, e vedete che sostanzialmente i farmaci senza la tossina botulinica agiscono poco poco sulla maggior parte delle distonie. Però se vi dovessi dare un consiglio in base alla letteratura scientifica, vi dico che le forme craniali sono quelle che hanno più chance di rispondere al trattamento farmacologico separato dalla tossina botulinica. Detto questo, vi presento questa slide che è soltanto introduttiva al discorso che farà la dottoressa Andrenelli e la dottoressa Castagna sulla riabilitazione, perché noi abbiamo detto non possiamo fare la tossina botulinica, i pazienti non possono essere operati per la DBS, né tantomeno li possiamo venire in ospedale a cambiare i parametri o a fare un impianto di pompa a baclofen. Quindi noi dobbiamo ragionare su due fronti: uno sono le terapie farmacologiche e uno invece è la riabilitazione. Ok? Sulla riabilitazione faccio questa introduzione e quindi poi cedo la parola agli esperti di riabilitazione. Va bene? E concludo la mia condivisione dello schermo. Si può? Va bene, grazie. Posto. Grazie Marcello. Prego. Allora, prima di chiudere ci sono tantissime domande che sto guardando. C'è una signora che ha una distonia oromandibolare e chiede se ci sono consigli particolari, specifici proprio per questo tipo di distonia a livello terapeutico, farmacologico. Elisa, puoi chiedere a questa paziente se ha una distonia in chiusura o in apertura? Sì, adesso appena la recupero, glielo chiedo subito. Poi c'è un'altra signora con una malattia di Parkinson dal 96, allettata, alimentata via PEG, con una distonia cervicale che non ha risposto né alla tossina né alla fisioterapia. Stavo adesso chiedendo se la signora comunque manifestasse dolore e il marito dice che non, il dolore non ne ha, ha solo questa postura che ormai è, diciamo, fissa. Se può fare qualcosa in più. Ora stavo rispondendo innanzitutto che può fare dello stretching, che poi ne parleremo, però volevo lasciare la parola a te se volevi consigliare qualche farmaco. No, sfortunatamente per quanto riguarda queste posture fisse, che in realtà non sappiamo neanche se possiamo chiamarle distonie, che sono secondarie, parkinsonismi, non esistono dei trattamenti farmacologici. A volte rispondono semplicemente al trattamento della malattia di base, tipo se è una malattia di Parkinson con la distonia, a volte può ricevere beneficio dalla levodopa. Però molto spesso chi sviluppa una postura fissa non ha una malattia di Parkinson idiopatica. Carla, forse volevi aggiungere una cosa? Era proprio quello che dicevo, queste sono delle distonie fisse, cervicali fisse, se le vogliamo chiamare distonie cervicali fisse, potremmo anche chiamarle rigidità con contratture, no? In una certa direzione. Quindi era quella la differenza che facevo prima quando dicevo che le distonie cervicali non sono mai delle distonie fisse fino a questo punto, sono diverse da quelle che abbiamo nelle malattie degenerative. Ok. Perché Poi sono abbiamo fisse nelle malattie degenerative, sono mobili nelle malattie non degenerative.
Abbiamo il caso di una distonia del corridore, ho già risposto che la dottoressa Castagna parlerà poi dei sensory trick da applicare a questo tipo di distonia, però chiede il ragazzo se può prendere Rivotril per ridurre gli spasmi alla gamba prima della gara podistica. Io direi di sì, non so voi cosa consigliate. Anche io. Sì. Se non si può fare la tossina nei muscoli coinvolti, penso che si possa usare un miorilassante. Però la gara podistica, non so. Non la può fare adesso. Per ora non credo. Adesso non può. Per cui magari in tempi in cui si può fare una valutazione per la tossina, forse questo è uno dei casi in cui uno studio elettromiografico specifico poi da un inquadramento diagnostico e anche una proposta terapeutica, probabilmente connessa all'utilizzo di tossina e anche di riabilitazione, di stretching, di preparazione muscolare, visto che si tratta anche di una performance, diciamo, atletica, no? È un ambito un pochino diverso questo della distonia del corridore, più task specific, cioè più relativa all'azione che deve compiere il soggetto, diciamo, per cui forse adesso non è appunto sì, può essere un Rivotril utilizzato in senso generale come tutte gli spasmi fastidiosi più che dolorosi. Invece c'è una signora che prende la paroxetina da più di 20 anni, è preoccupata che questo farmaco possa in qualche modo scatenarle la distonia. È possibile? Allora, rispondo io. Le distonie secondarie a antidepressivi tipo SSRI sono sostanzialmente non associate, quindi insomma non escluderei questa associazione. Ok. Per ora le domande sono qua. Per cui a questo punto penso che conviene che passiamo alla riabilitazione con Anna, Elisa e Marina. Benissimo, allora io direi, prima di cedere anche la parola alle colleghe fisiatre, io parlerei, se Marina mi fa avanzare, parlerei dell'utilità dei gesti antagonisti, o cosiddetti, cioè di quelle, vai pure Marina, di quelle, diciamo, quelle strategie di autocompensazione che i pazienti normalmente utilizzano molto e che trovano spontaneamente e che magari proprio in questo periodo vanno un pochino incoraggiate in qualche modo all'utilizzo. Diciamo che è importante pensare anche a questo fatto, che è vero che la tossina botulinica è, come dire, la terapia di prima scelta e risolve tantissime problematiche nella distonia, nei pazienti con distonia, però in realtà non sono tutti soddisfatti di questo trattamento appieno. Diciamo che in una survey che è stato fatto da Cinzia Comella e Batia abbastanza recentemente, negli ultimi anni, su una vasta popolazione di pazienti, solo più o meno il 50-60% era soddisfatto. Per cui è vero che è un periodo di grande, come dire, tensione, non avendo la strategia più comoda e più, diciamo, vincente a portata di mano, però possiamo andare a testare il nostro paziente, se ha dei problemi, un po' più nel dettaglio, per vedere se possiamo in qualche altro modo aiutarlo. Sicuramente Marcello ha già detto è necessario valutare il livello di funzionalità, no? Mettere a fuoco qual è il problema principale nella vita quotidiana, lavorativa, in questo caso smart working, oppure nelle relazioni in questo momento sociali non sono così spinte, però insomma capire effettivamente se ci sono anche delle problematiche psicologiche associate che possono essere gestite con un supporto. Invece se abbiamo proprio la richiesta di assistenza per quanto riguarda la difficoltà, come diceva anche Carla prima, nel percepire dov'è la posizione del capo nello spazio, qual è il controllo appunto del movimento, a questo punto la riabilitazione sembra proprio essere la strategia che può aiutare di più.
Però, come dicevamo, in questo momento non si possono fare dei progetti riabilitativi individuali, per cui dobbiamo andare a dare ai nostri pazienti dei consigli un po' più generici, che però possono anche essere utili. Come dicevo, si può fare un colloquio e testare, al di là appunto dei sintomi sensitivi che lamentano, come dicevi Marcello, il dolore, la tensione, che vanno gestiti in altro modo, però testare questi gesti antagonisti e anche la ricerca di comportamenti adattativi personalizzati, cioè delle attività ludiche che magari si possono fare in questo momento a casa, o musicali o artistiche di altro tipo, che possono in qualche modo inibire la distonia, perché rilassano, perché aiutano a distanziarsi dalla contrazione, da questa, quello che abbiamo visto essere il fattore più stressante. Marina, avanti. Sì. Praticamente a tutti è capitato di vedere come il paziente, da uno stato di disagio, facendo due o tre gesti veramente semplici, ritrova il sorriso. Questa è stata una nostra paziente che molto carinamente in un secondo ci ha fatto capire: guarda, io ho questo problema, però se faccio questo, questo e questo, in pochi secondi posso stare in una posizione che mi rende possibile la vita sociale, eccetera. E allora abbiamo pensato: quanto è interessante questo comportamento, questa autocompensazione che hanno questi pazienti. E Marina, se vai avanti, praticamente abbiamo capito, e da lì abbiamo anche sviluppato dei metodi di riabilitazione basati appunto sulla retraining, diciamo, dei circuiti sensori-motori alterati, proprio perché i gesti antagonisti sono importanti sicuramente per la diagnosi, come dicevamo, perché sono tra i criteri diagnostici, e anche le scale cliniche che noi utilizziamo menzionano la presenza o meno e l'efficacia maggiore o minore di questi gesti antagonisti, però anche appunto per l'approccio riabilitativo sono importanti, perché vanno ad agire su... Marina, ti ho perso. Che cosa? Adesso non ti vedo più. No, ci sono io. Sei. Ci sono. Ci sono. Aspetta. Che... Ma... Non vedo più la presentazione, però... Eccoti, ti ho ritrovata. Perfetto. Scusate. Ah. Ok. Scusate. Appunto, dicevamo... sono questi gesti cosiddetti antagonisti, però in realtà sono proprio dei trucchi che, detto proprio in parole semplici, aiutano il cervello a correggersi e indicano che vi è una reversibilità del processo patologico, anche se temporaneo. Non sono stati del tutto chiariti dal punto di vista neurofisiologico, anche se molto studiati, perché sono molto affascinanti e, oltre che essere utili, affascinanti per il clinico. Anche perché forse solo nella distonia e forse raramente in qualche altro disturbo del movimento ci può essere una reversibilità così drammatica del quadro clinico. Diciamo che quasi nell'80% dei pazienti ci sono, in particolare nella distonia cervicale sono molto utilizzati, e dunque vale la pena incoraggiare sistematicamente i pazienti a identificare, evocare questi trucchi. Dicevamo che tra i consigli non bisogna però esagerare con l'utilizzo, quando questi si ripetono troppo incessantemente, perché possono anche portare a una frustrazione alla persona che deve continuamente portare, non so, utilizzare degli oggetti, oppure toccare il capo o la parte, diciamo, del volto troppe volte. Però anche lì, con un buon limite, si può proseguire. Grazie Marina. Sono sempre necessari? Quello che noi abbiamo sviluppato come nel nostro protocollo, diciamo, del Dognocchi, sensorimotore, il metodo che abbiamo descritto, Sprint, possiamo dire che nella nostra esperienza i pazienti che avevano avuto questi esercizi, avevano svolto questo programma di esercizi di riprogrammazione sensorimotori, avevano in realtà trovato nuove strategie che erano efficaci, e dunque i pazienti non trovavano più la necessità, non erano più necessitati ad utilizzare questi gesti antagonisti, perché proprio non ne avevano più l'esigenza.
E dunque questo è un altro buon senso, buona notizia, perché il fatto che si possa interagire con, diciamo, autonomamente sulle vie, i circuiti sensorimotori, vuol dire che ci sono degli spazi per una riprogrammazione sensorimotoria, e questo aiuta poi nel lungo periodo il paziente molto di più di continuare ad avere, diciamo, l'attività, il tocco, oppure dopo andremo a vedere quanti sono e quanto vari sono. Però ovviamente in questo momento direi che il nostro messaggio è di utilizzarli tranquillamente, il più possibile, senza nessuna remora, però c'è l'idea che un domani si possa magari avere altre strategie utili. Quello che dicevamo è che sono multiformi, ogni persona ne può utilizzare anche diversi tipi. Solitamente si chiamano trucchi sensitivi perché si utilizza uno stimolo tattile, però abbiamo visto che può essere efficace anche solo l'intenzione di programmare il gesto ad inibire la distonia, la contrazione muscolare. E dunque basta solo l'immaginazione a volte del gesto per inibire la nostra attività distonica. E dunque si chiamano trucchi, diciamo, imaginary tricks. A volte possono essere motori, come camminare, scrivere, correre, anche se solitamente queste sono funzioni che peggiorano la distonia perché iperattivano il sistema, diciamo, motorio. A volte ci sono dei trucchi sensitivi atipici che si chiamano, diciamo, forcible, cioè bisogna utilizzare una forza che contrasta la direzione della deviazione distonica, e questi sono tendenzialmente atipici. I sensory tricks sono appunto efficaci con delle variazioni, alcune volte la durata dell'effetto può variare da soggetto a soggetto, ma anche da momento a momento. Ci sono momenti in cui il paziente è molto stressato, per cui il gesto deve essere ripetuto tante volte, e dura meno, momenti di tranquillità in cui basta un accenno oppure solo il pensiero del gesto antagonista perché sia efficace. Può variare da pochi secondi a un minuto. Solitamente i pazienti che avevano una durata di malattia, questa è la citazione di uno studio dove c'è una bellissima descrizione di tutti i gesti antagonisti e dei meccanismi patofisiologici, comunque questi pazienti, dicevamo che avevano una durata di malattia inferiore, avevano una maggiore efficacia dei gesti antagonisti che duravano per più di un minuto, per cui molto tempo. Può essere che se si ripete la stimolazione, ad esempio del viso, eccetera, possa essere mantenuto e prolungato l'effetto del gesto antagonista. E poi, se nella casistica, i pazienti con una rotazione del capo non grave, forse come quella che Marcello prima faceva vedere, hanno maggiore efficacia, cioè pazienti con rotazione o comunque deviazioni del capo non gravi. Nel corso degli anni poi può essere modificato, possono aggiungersi via via dei gesti antagonisti, anche in relazione alle esigenze delle persone e anche alla fantasia. Progrediamo. Marina, grazie. Adesso andiamo nel dettaglio. Posso magari fare una domanda ad Anna? Posso intervenire un attimo? Volevo che Anna potesse fare un chiarimento per i pazienti, perché nel mio caso succede spesso che il paziente confonde il gesto antagonista con una manovra per contrastare la distonia, ovvero la testa va a destra, io la spengo a sinistra e la contrastano. Loro spesso fanno un po' di confusione su questa cosa e a volte abusano un po' di questi comportamenti, che poi in realtà rinforzano la distonia, se non è un vero sensory trick. Allora, un messaggio da dare al paziente per fargli comprendere che quello è realmente un gesto sensoriale e non è una opposizione alla postura distonica. E il gesto antagonista è, per sua definizione, appunto un gesto, non è uno sforzo antagonista, diciamo, nel senso che non si deve opporre, diciamo che è meglio definirlo forse trucco sensitivo, che è più eloquente, perché il gesto antagonista sembrerebbe qualcosa che si va proprio a contrapporre con forza alla direzione alterata o al disturbo del movimento, che non è il sensory trick.
ma il sensore trick è molto delicato, estremamente lieve, può essere ripetuto, di solito è un tocco, dicevamo, adesso li elencherò più o meno, però può essere un tocco oppure una strategia, un posizionamento di un oggetto molto lieve, non c'è uno sforzo fisico che va attivato. È vero che in alcuni casi, pazienti ad esempio con un anterocollo, con una flessione forzata del capo, dicono di dover fare una, diciamo una forza, contrapporre una forza alla distonia. Però questo non è, anche se nell'articolo che vi citavo è citato come forceable, cioè trucco atipico, diciamo, trucco atipico, però tendenzialmente non è il cosiddetto sensory trick di cui noi parliamo. È ovvio Ok. che in questo caso, in questo momento, senza la tossina botulinica, ognuno deve reagire un po', come dicevamo, come riesce. Però se deve applicare una forza, non è in questa categoria. Giusta questa precisazione. Grazie, Marcello. Procedo, ci sono domande, se no procedo con una rapida carrellata, poi se ci sono precisazioni da fare, come dicevamo, occorre toccare a seconda di dove sono dove si manifesta la distonia, si possono toccare parti specifiche del viso, ad esempio nella distonia cervicale, che sono varie, diverse per i vari pazienti, a volte anche toccare la parte posteriore del collo. A volte può essere tenere gli occhi aperti, cioè ci sono anche dei gesti, diciamo, diciamo, trucchi visivi o acustici, per cui sentendo una musica, sentendo un determinato rumore o vedendo, avendo la vista, cioè gli occhi chiusi piuttosto che gli occhi aperti, si può avere un miglioramento della distonia, oppure anche alzare un braccio oppure pensare, come dicevamo, immaginare semplicemente di eseguire un gesto, un sensory trick, questo può inibire la distonia. Come dicevamo, fissare un bersaglio specifico, anche guardarsi allo specchio può svolgere questa funzione, oppure nella distonia cervicale è abbastanza frequente che le persone appoggino la parte posteriore della testa e del collo per guidare, per leggere, per guardare la televisione, eccetera. Però anche atti più strani come sbadigliare può inibire la distonia, o invece avere la collana per le donne, oppure la cravatta, una sciarpa al collo, i collari. Tante volte noi vediamo persone con il collare, ma non perché abbiano bisogno di un sostegno, ma proprio perché tende all'inizio perlomeno ad essere un gesto antagonista, come dicevamo. Poi ci sono questi atipici che dicevamo, prevedono l'uso della forza, che però sembrano prima di tutto essere utilizzati da pazienti con quadri molto più severi e la cui efficacia è dubbia, insomma, dicevamo. Marina, dicevamo che comunque ogni paziente se vai avanti, ha una regione prediletta da toccare. Se pensiamo invece al crampo dello scrivano, per esempio, ci sono varie strategie che sono state descritte nella letteratura, come l'immersione in acqua fredda, in questo caso si chiamano trucchi termici, oppure avere diverse impugnature delle penne con diversi calibri. Oppure utilizzare magari la scrittura con il braccio esteso, cioè utilizzare delle strategie motorie proprio preordinate o decidere di impugnare la penna in un modo diverso, oppure usare la mano controlaterale che vada a creare un effetto inibitorio diciamo, lo spasmo della mano che sta scrivendo. Andiamo avanti. Nel blefarospasmo, la difficoltà, qui parliamo solo di blefarospasmo, ma potevamo inserire anche alcuni di questi quadri più complessi con la difficoltà che diceva Carla prima di apertura, no, della palpebra, come la prassia dell'apertura delle palpebre. L'utilizzo di occhiali in questi casi, che possono essere modificati con delle, diciamo, come i Landy Loops, che sono degli occhiali specifici che hanno degli archetti metallici che aiutano appunto a causare l'apertura della palpebra quando questa non avviene,
E poi anche qui ci sono punti diversi della zona perioculare, dell'orbita da gestire, per cui ci sono vari tipi di occhiali che hanno delle aree di dispositivi che esercitano pressione in diversi punti. Poi anche gli stessi occhiali da sole possono agire in questo senso, oppure toccare alcune parti, diciamo, delle palpebre, addirittura nastri adesivi da applicare. Inoltre, anche massaggiare alcune aree può essere utile, però qui non, il massaggio non è proprio un sensory trick, però insomma sono strategie, diciamo, di compenso. Anche i movimenti del capo possono aiutare, o anche della parte, diciamo, del ristretto oromandibolare, come apertura, chiusura della bocca, o masticare, lo stuzzicadenti, oppure indossare un cappello. Andiamo avanti. Ognuno, la questione è che nel blefarospasmo ognuno riconosce, diciamo, un trucco sensoriale molto soggettivo, spesso bizzarro. Io ti volevo fare una domanda. Tu hai esperienza diretta di questi occhiali? Perché io li ho visti descrivere da quasi 10 anni, ma non ne ho mai visto nessuno. Anche E sono anche un po' preoccupato perché questo occhiale mantiene la palpebra sollevata con una pinza e tecnicamente, dal punto di vista proprio fisiologico, questa contrazione, opposizione, contrazione potrebbe essere un po', come dire, forse migliorativa. Quindi, in questo senso qua. Invece, nel blefarospasmo, nella mia esperienza, sfortunatamente rispetto alla distonia cervicale rispondente al sensory trick, è una distonia che si gestisce un po' peggio rispetto attraverso i trucchi sensoriali. Però un consiglio che non lo so, io mi sento di dare e vorrei che magari mi sbaglio, quindi perché è basato solo sulla mia esperienza, tu mi conforti. Generalmente il paziente quanto più alla contrazione palpebrale, tanto più non li riesce ad aprire gli occhi. Cioè, quando il paziente comincia ad avere lo spasmo e insiste per aprirlo, è finita. Forse un consiglio che sento di dare, però vorrei che fosse supportato anche dalle esperienze di voi altre, è che quando avvengono questi spasmi così intensi, di ricorrere, di non opporsi fin quando poi termina lo spasmo e poter riaprire un po' le palpebre e godersi e riprendere un po' la vista. Strategia. Sì, questi casi effettivamente sono abbastanza drammatici, forse sono tra quelli che metterei nel gruppo degli urgenti per la tossina botulinica, tra parentesi. Forse sì, Sì. esercizi di rilassamento dovrebbero cercare proprio di rilassare il più possibile, cercare di non opporsi allo spasmo perché è totalmente inutile, e forse appunto pensare di respirare per qualche minuto, molto, come dire, distaccando l'attenzione dalla regione, per vedere di appunto non focalizzarsi. Però anch'io ho vari pazienti che quando hanno questa problematica non è facile da gestire. Per quanto riguarda questi occhiali, anch'io sono solo aneddotici, ho dei dati appunto dalla letteratura, ma non l'ho mai consigliato, né mai mi è, diciamo, stato richiesto, proprio perché hanno un'ottima risposta ai trattamenti con la tossina. Se adesso poi cambieranno le cose, almeno nel breve tempo, però non penso ci sia uno spazio per questi ausili più di tanto, questa è un po' la mia impressione. Non so Scusami se hai. Anna, c'è una ragazza che ha uno spasmo, un blefarospasmo da fotofobia e dice: avete esperienze delle lenti FL41 che dovrebbero essere tipo delle lenti a contatto che sono sensibili comunque alle variazioni di luce? Io personalmente non mi è capitato, non Solo so occhiali da voi. sole, possiamo utilizzare Sì, occhiali da sole. anche io occhiali da sole, sicuramente parla appunto di queste lenti particolari FL41. No, Ma le non so, conosco. conosco. No, io non li conosco. Lenti Niente, andiamo 41. velocemente alla fine, così vi lascio la Sono parola. anche Comunque
Non la... Vado avanti, Anna. La sindrome di Maje, dico, che è molto complicata, anche queste persone sono molto disturbate da, oltre che blefarospasmo, ma anche da spasmi a livello buccale, anche a livello alle volte della glottide, diciamo laringeo associato senza essere veri spasmi laringei, e in questi casi ci sono vari tocchi, anche il canticchiare, il parlare, a volte il cantare, sicuramente il rilassarsi. Questi sono pazienti che hanno molto bisogno di tecniche di rilassamento, che poi Marina ci illustrerà. A volte però anche questi sbadigliare o comunque soffiare o bere bevande fredde può aiutare, perché sono dei trucchi termici. Ok, andiamo avanti. Qui abbiamo la distonia dell'emivolto o oromandibolare. Tendenzialmente in questi casi si utilizzano stuzzicadenti oppure dei dispositivi protesici dentali come bite, oppure dispositivi da applicare proprio su misura a livello dei molari, ma qui serve l'aiuto dell'odontotecnico, oppure anche il toccamento di parti del labbro, della parte inferiore del viso, oppure movimenti della lingua, deglutizione e la gomma da masticare tendenzialmente, o come altri gesti da utilizzare in cui si utilizzano le labbra. E la sigaretta può essere un gesto antagonista, anche se non consigliata, magari bocchino spento, sigaretta spenta, o la penna, la bocca, la matita. E anche qui, anche solo il pensiero di parlare in alcuni casi può inibire la problematica, la distonia, oppure sempre l'utilizzo del ghiaccio. Nella distonia laringea è molto più complesso, nella letteratura sono citate smorfie facciali oppure ridere molto intensamente, fragorosamente, e anche questo trucco, diciamo, uditivo, quando c'è un rumore di fondo molto forte, si va ad inibire in alcuni casi lo spasmo delle corde vocali. Non so se Marcello vuoi aggiungerne qualcuno, o Carla, visto la vostra esperienza sul distretto oromandibolare, se avete dei pazienti che utilizzano qualche altro gesto, No, la cinghia, per sostanzialmente no. esempio. Il punto è proprio questo, è che sono estremamente soggettivi, cioè te lo riferisce stesso il paziente. È più facile che il paziente che ti dice, oh, ma io se io mi metto, se mi tocco la lingua sul palato riesco ad avere la bocca aperta o viceversa. Toccano tali denti. Quindi sono molto soggettivi, è più facile che te li riferisca il paziente piuttosto che noi medici li possiamo consigliare. Lo so, infatti la difficoltà è più nostra, diciamo. Quello che possiamo dire è di fare dei tentativi, di invitare alla sperimentazione, diciamo, visto che c'è tempo. Ok, l'ultima forse slide, la distonia del corridore. Dicevamo ci sono vari gesti, tra cui mettere le mani dietro la testa, oppure cambiare il senso della corsa, oppure immaginare mentalmente di correre. È meglio il senso orario, diciamo, che più inibente, oppure cambiare, cercare di correre su terreno diverso rispetto magari all'asfalto o alla pista, per cui il correre sulla spiaggia, sul prato. Alcuni rispondono alla corsa su uno o l'altro terreno, oppure esercitare delle pressioni. E forse l'ultima, abbiamo l'ultima slide, la camptocormia, che anche questa è comunque una, diciamo, la distonia assile molto complessa, dove si deve andare ad agire su un meccanismo estremamente difficile anche da individuare a volte, soprattutto sia in quella legata, diciamo, alle patologie degenerative, ma anche nella distonia assile pura. Si può utilizzare i bastoncini Nordic Walking, per esempio, e noi ne abbiamo diversi che hanno beneficio, oppure indossare uno zaino, utilizzare un deambulatore, oppure le mani sulle cosce, oppure premere la schiena contro, non so, una parete, un corrimano. E poi c'è un caso molto carino della distonia generalizzata di YT1, dove
c'era descritto un paziente proprio di Londra che aveva un ottimo beneficio, un'inibizione quasi completa di una distonia generalizzata impegnativa suonando il pianoforte. Era una persona che comunque era già in grado di suonare pianoforte amatorialmente, però aveva trovato che questo hobby, che non era il suo lavoro, però proprio lo aiutava, probabilmente lo rilassava, lo appassionava, ma anche agiva sui sistemi sensorimotori, andando a fare una specie, diciamo, di shift nell'alterazione data dalla distonia. E in questo caso migliorava molto di più se ascoltava, cioè se il pianoforte, aveva, o comunque la tastiera elettronica aveva l'audio on. Cioè, era molto più efficace rispetto al solo gesto delle mani, per cui il gesto, diciamo, l'utilizzo del sistema sensorimotorio già inibiva la distonia generalizzata, ma anche il feedback uditivo andava ulteriormente a rinforzare l'inibizione. Per cui, questo possiamo pensare che altre persone magari abbiano beneficio da attività che non hanno mai testato e potrebbe essere l'occasione di testarle. Anche tipico è i pazienti dicono che vanno meglio se camminano all'indietro, di lato, alcuni riescono addirittura a correre, non riescono a camminare in avanti per neanche 2 o 3 passi, ma correndo possono percorrere lunghe distanze. E questo è anche un altro dato riportato dai pazienti, perché anche qui è molto molto soggettivo, come dicevamo. Per cui invitiamo a, senza essere ossessivi, ma a ricercare il più possibile delle strategie compensatorie. Ok, penso abbiamo finito. Darei appunto la parola se non ci sono domande Mi alla sono dottoressa. documentata sulle lenti FL41. Ah, Allora, brava! sono Cosa delle lenti, dicono? ho studiato, dicono che filtrano, sono delle lenti ad alto filtro, filtrano fino all'80% delle radiazioni ultraviolette, per cui inibiscono l'eccessivo ammiccamento. E quindi l'inizio del blefarospasmo. E quindi potrebbero essere efficaci, però è l'equivalente delle belle lenti scure che è molto filtranti. Allora, Questo è. Potrebbero essere utili, sì. buongiorno a tutti. Io sono Marina Ramella e lavoro con la dottoressa Castagna e ci occupiamo oramai da un po' di tempo di riabilitazione della distonia sia cervicale sia focale dell'arto superiore. Siamo solite proporre dei trattamenti riabilitativi che sono proprio centrati sul paziente, che necessitano appunto di una valutazione, di un inquadramento. Ovviamente, visto ciò che sta accadendo, questo al momento attuale è assolutamente impossibile. Per cui, incontrandoci anche con la dottoressa Andrenelli, abbiamo pensato di proporvi una serie di esercizi, di attività che si possono svolgere a casa. E prima di tutto abbiamo pensato a degli esercizi di respirazione. E perché abbiamo pensato a questo? Innanzitutto perché il respiro è nostro, quindi non c'è bisogno di nessuno strumento da acquistare, da avere dall'esterno, perché è un ritmo nostro interno. E che permette, mediante la sincronizzazione con il movimento, di migliorare la percezione e d'altra parte anche l'integrazione delle informazioni sensorimotorie. Questo è molto importante perché è stato dimostrato da alcuni studi che nelle distonie c'è proprio un'alterazione della capacità di sentire proprio le informazioni, di dove sono le articolazioni, che tipo di movimento, come appunto diceva prima la dottoressa, sulla posizione del proprio corpo e anche d'altra parte sull'integrazione delle informazioni. Il respiro, permette, facilita il rilassamento muscolare mediante il suo ascolto e con questa integrazione migliora la consapevolezza, quindi la nostra capacità di sentire dove siamo, cosa stiamo facendo e quindi le nostre capacità di
interagire. È probabilmente esperienza di alcuni, ma magari di tutti, che quando si fa una qualche attività, non lo so, giocare al pallone o qualsiasi cosa, l'importanza del respiro. Ora facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire che cos'è la respirazione. La respirazione è un processo che ci permette da una parte di introdurre l'ossigeno e di portare all'esterno l'anidride carbonica, e mai come in questo momento è stata di così grande importanza, perché mai come in questo periodo i nostri TV, tutti parlano di questa insufficienza respiratoria, che è proprio questa incapacità di scambiare l'ossigeno con l'anidride carbonica. Chi fa questo meravigliosa attività sono da una parte i polmoni, che sono l'organo principale, dall'altro poi c'è tutta la pompa, cioè la parete toracica, quindi fatta dalle ossa, che sono lo sterno, le clavicole, le coste, dietro anche la, ovviamente, parte della colonna vertebrale. Poi abbiamo i muscoli respiratori, i centri nervosi nel nostro sistema nervoso centrale, che controllano e che sono quelli che ci fanno respirare sostanzialmente quando noi non portiamo attenzione. Noi respiriamo continuamente, tant'è che viviamo. E poi ci sono i nervi, che sono quelli che portano l'informazione dalla, ovviamente dai nuclei centrali alla periferia. Sostanzialmente ci sono due atti, sono l'inspirazione, cioè quella quando noi portiamo dentro l'aria, e l'espirazione quando l'aria esce. Nell'inspirazione la gabbia toracica sostanzialmente si espande, i polmoni si espandono e per una differenza di pressione l'aria entra, mentre nell'espirazione vengono praticamente entrambi ritraggono e quindi esce l'aria con, diciamo, i prodotti di scarto. Ci sono due tipi di respirazione, cioè la respirazione spontanea e involontaria, dove è attiva solo l'inspirazione, cioè il movimento dove entra all'interno l'aria, è attiva e i muscoli che sono implicati in questo importante fase sono il diaframma, che vedete nella figura, e i muscoli intercostali esterni. Il diaframma è sostanzialmente un muscolo a cupola che quando si contrae è come se abbassasse il soffitto, e vedete come si abbassa e schiaccia infatti tutti gli organi addominali, tant'è che nell'inspirazione diaframmatica praticamente si ha un'espansione proprio dell'addome. Gli intercostali esterni invece praticamente sollevano le coste e quindi fanno dilatare verso l'esterno la gabbia toracica. L'espirazione invece è un processo assolutamente passivo. Nella respirazione volontaria forzata, che è quella tipica invece di quando andiamo a correre o quando ci portiamo l'attenzione al respiro e quindi ampliamo anche il movimento, ovviamente oltre ai muscoli che abbiamo visto possiamo attivare degli altri muscoli. Nell'inspirazione, che sono i muscoli respiratori accessori, nell'inspirazione abbiamo lo sternocleidomastoideo e gli scaleni, che sono probabilmente dei muscoli che molti di voi sono noti, perché sono dei muscoli che spesso vengono interessati alla distonia cervicale e che agiscono perché praticamente si connettono sul capo, sul collo, e vanno poi a inserirsi sulla gabbia toracica, quindi avendo questa azione di sollevamento. Poi abbiamo il gran dorsale e il dentato anteriore, che invece sono muscoli che connettono il gran dorsale, il grande piccolo pettorale e il gran dorsale connettono praticamente l'arto superiore al torace. Poi il dentato abbiamo ancora con il cingolo, perché connette la scapola, che è posteriormente al nostro torace. Abbiamo poi le respirazioni, che sono muscoli come gli intercostali interni e gli addominali. Allora, perché è importante? Allora, esistono già, sono noti numerosi esercizi sul respiro. Come vedremo,
Poi successivamente il respiro in realtà può essere utilizzato per ampliare la percezione in qualsiasi attività. Noi ve ne proporremo, io ve ne proporrò alcune, ma poi questo respiro potrà essere usato nello stesso modo anche negli esercizi di stretching che vi presenterà, la dottoressa Andrenelli. Esistono poi, in realtà dei veri e propri esercizi sul respiro. Nello yoga, che è ovviamente una disciplina che molti di voi probabilmente conoscono molto, molto meglio di me, ci sono proprio una categoria di esercizi che sono proprio dedicati al. Uno di questi che si può fare molto semplicemente è la respirazione a narici alternate. Sostanzialmente si mette il pollice sulla narice destra, il medio sulla narice sinistra e l'indice invece va praticamente posizionato fra i due sopraccigli. Si fa un'inspirazione dalla narice di destra, ci si sofferma, si chiude la narice di destra e si espira dalla narice di sinistra. Si fa una pausa e quindi si inspira dalla narice di sinistra per poi espirare nuovamente dalla narice, di destra. È un esercizio che, come vedete in questa immagine, deve essere eseguito seduto a terra con le gambe, incrociate, cercando di tenere la posizione del tronco il più, in asse, possibile. Solitamente questo, che è una proposta, poi se, uno va a guardare su internet ce ne sono molte altre, è meglio eseguirlo dopo, degli esercizi, motori. Infatti, nella pratica dello yoga generalmente viene, associato alle asana, le asana che sono sostanzialmente quelle posizioni, tutti probabilmente abbiamo visto qualche immagine, che vengono tenute e raggiunte. Ce ne sono di estremamente complesse, la candela, l'aratro o quelle in sospensione su una mano sola, ma ce ne sono anche posizioni molto semplici, come ad esempio mantenere le braccia in alto. Perché abbiamo pensato alla respirazione, ad attività di questo tipo? Perché ci sono degli studi che ci dimostrano come l'utilizzo di queste attività aiuti sia molto efficace nella riduzione dello stress nelle condizioni, nelle patologie croniche e anche come vedete nel secondo articolo, nei disordini neurologici. E questo perché è importante? Perché poi lo stress, d'altra parte, ha un riflesso estremamente mediante una catena di molecole estremamente complesse, anche ha un influsso importantissimo sul sistema immunitario. Quindi, con questa modalità di focalizzazione sul respiro, si può cercare di ridurre lo stress che in questi giorni tutti ci rendiamo conto che effettivamente è aumentato per l'impossibilità d'uscire, per le notizie che ci giungono continuamente che no, non sono proprio rilassanti. Allora, ovviamente diventa difficile proporre un programma di yoga. Chi di voi ha già provato, ha già testato, sa perfettamente che c'è bisogno di un maestro che guidi le sedute e quindi è estremamente complesso. Quindi quello che abbiamo pensato invece è di proporvi questi che sono i cosiddetti cinque tibetani, che sono degli esercizi, sono cinque esercizi che possono essere eseguiti tranquillamente come si chiama, nel soggiorno di casa, nel salotto, e basta avere un piccolo spazio che ci permetta praticamente di stare coricati a terra. Allora, adesso li vediamo. Allora, il primo rito o esercizio è molto semplice, ci si mette in piedi, in posizione retta, si allargano, come vedete, le braccia in fuori con il palmo in giù
Il consiglio è quello di fissare lo sguardo alla mano destra, se è possibile, perché alcuni magari di voi avranno difficoltà a ruotare il capo verso destra, e poi bisogna ruotare in senso orario. Non c'è una velocità indicata, si possono fare molto lentamente, ovviamente bisogna essere molto attenti, perché capite bene che questo esercizio può causare un senso di vertigine. Il secondo esercizio che si può eseguire è invece, si parte da distesi sul dorso, quindi a pancia in su, con le braccia lungo il corpo, le palme in giù, le dita distesi. Prima si va a flettere il capo, cioè cercando di portare sostanzialmente il mento sul tronco, andando ad attivare gli addominali, e quindi poi successivamente si portano sulle gambe perpendicolari al pavimento con i piedi a martello, e poi si ritorna alla posizione iniziale. È importante, quando si ritorna alla posizione iniziale, cercare il completo rilassamento. Mi raccomando, sempre quando si fanno questi esercizi è importante il respiro, l'associazione con il respiro. Il secondo rito, il terzo, è in parte invece in posizione in ginocchio. In questo caso vedete che le mani sono lungo i fianchi, con le mani appoggiate sulle cosce, i piedi sono a martello, quindi con le dita dei piedi che fanno da perno. Si parte anche in questo caso con una flessione del capo e del collo, in modo tale da raggiungere ancora una volta con il mento il petto, e poi si va in estensione, aiutandosi o sostenendosi ovviamente con le braccia, che a questo punto faranno da perno sulle gambe. Anche in questo caso il ritorno. Voi vedete, questa posizione è estremamente in estensione. Se non si raggiunge va benissimo, uguale, non c'è necessità di raggiungere quella posizione estrema. Questi ovviamente sono estremamente bravi. Il quarto, una posizione iniziale seduti a terra, braccia lungo distese ancora lungo il fianco, con le mani a terra e con le dita in direzione dei piedi, bene le ginocchia estese e il piede a martello. Ancora una volta si parte con la flessione del capo e del collo, poi si estende il capo fino a portarlo sostanzialmente parallelo al pavimento, e a quel punto parte l'estensione del tronco fino ad raggiungere questa posizione a ponte. L'ideale è quello che il bacino sia parallelo al pavimento, e quindi si ritorna. Anche in questo caso non è fondamentale raggiungere la posizione finale, si fa quello che si riesce. Questo è l'ultimo. Posso interromperti? Certo, dimmi tutto. Volevo chiederti, tu questi esercizi li consigli in quali condizioni di distonia? Allora, noi questi li avevamo pensati prevalentemente, ovviamente, per una distonia cervicale, considerato che non c'è... Qui si vedono queste iperestensioni, iperflessioni. In realtà l'obiettivo di questi esercizi è fare quello che si può nel proprio limite, per cui se arrivo anche solo a sollevare il bacino da 10 centimetri dal pavimento, perché poi magari si ruota la testa, va benissimo così, capito? Non bisogna, perché sono degli esercizi che hanno come obiettivo aumentare la percezione di sé. Non c'è una cosa. È ovvio che una distonia generalizzata diventa un pochettino più complesso, ecco, certo, sicuramente. No, io mi riferivo nello specifico, secondo te questi esercizi possono dare maggiore beneficio per alcuni fenotipi di distonia cervicale o piuttosto per altri? Intendo, per esempio, una distonia cervicale tipo laterocollo sostanzialmente riesce a condurre alcuni esercizi del genere, oppure... Allora, in realtà questi esercizi sono stati provati in varie patologie, ma non ci sono studi definiti. Infatti la nostra idea era poi anche quello, vedere nello specifico
se c'era questa indicazione. Sono degli esercizi che vengono proposti per migliorare la, come dire, il benessere, la percezione di sé. Ci saranno poi gli esercizi che invece propone dopo Elisa, che sono più di stretching, che sono molto più focalizzati sulle diverse tipologie di distonia. Questo è proprio, sono delle attività, chiamale di riscaldamento globale, di attivazione generale, ok? Chiamiamole di questo tipo, sicuramente. Okay. Scusami Marina, mi associo alle domande. Allora, c'è una nostra amica che chiede, nel caso di malattia di Parkinson con disturbo dell'equilibrio e della postura, cosa consigli? Consigli proprio di evitarli? Ci sono esercizi più indicati, altri meno? Allora, disturbi di equilibrio, ovviamente la rotazione grossolanamente è da evitare. L'esercizio a pavimento tranquillo può essere fatto, magari quello di estensione della testa indietro no. Questi esercizi, infatti, c'è poi una c'è dopo l'indicazione dopo che se ci sono particolari patologie, disturbi di equilibrio, bisogna comunque consultare il medico. Cioè, nel senso, perché possono essere pericolosi, ovviamente, perché è un meccanismo di rotazione. Anch'io quando faccio quell'esercizio ho un po' di instabilità, però io sono in grado di compensarla, mi metto a terra, non mi faccio male. Ovviamente la persona invece che ha gravi difficoltà, una sindrome vertiginosa, ovviamente è rischioso. Per cui bisogna, per chi ha patologie specifiche, come vedremo dopo, è meglio sempre fare una consultazione, consultarsi con il proprio medico di riferimento, non bisogna mettersi nelle condizioni di rischio. Assolutamente. Ok. A posto? Sì. Okay. Grazie. Niente, grazie a voi. Allora, poi l'ultimo è una posizione a pancia in giù. Come vedete, l'appoggio è sulle braccia che sono estese e sulle mani. Le gambe sono estese e anche il capo è esteso. L'obiettivo, flettendo poi il bacino, è di arrivare in questa posizione a V capovolta e quindi poi di ritornare alla posizione iniziale. Come si svolge? Allora, in un luogo silenzioso, perché se si vuole lavorare sul respiro, sull'attenzione sul respiro, ovviamente più il luogo silenzioso più l'attività è facilitata. Se avete un tappetino da yoga è meglio, nel senso che quando si fanno, innanzitutto non si scivola, perché fanno molta presa in tutti gli esercizi. E poi in quello dove si parte da seduti per raggiungere il ponte, se non si ha una superficie che attutisce, il rischio che se ad esempio si è sopra un tappeto ci si crei delle abrasioni proprio da strisciamento, quindi attenzione, ok? Come si fanno? Si incomincia molto 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 gradualmente, ok? Si incomincia facendo ogni esercizio 3 per 3 volte, quindi inizialmente sono 3 per 5, 15 e richiedono veramente pochi minuti. Dopodiché di volta in volta, di settimana in settimana, si aggiungono 2 ripetizioni per ciascuno fino a raggiungere 21 ripetizioni. In realtà è un qualche cosa che può essere fatto tutti molto semplicemente, che quando si raggiunge il numero massimo di ripetizioni in 15 minuti, in 20 minuti più o meno si fa, e quindi è un qualche cosa che può essere messo nella routine giornaliera, soprattutto anche in questi giorni in cui è importante crearsi una routine per crearsi proprio, come dire, un adattamento a questa situazione. Possono essere fatti alla mattina o alla sera. Allora, più si è, continui, meglio è, regolari e meglio è. Si può saltare tranquillamente un giorno, non c'è nessun problema. Se si salta più di un giorno, bisogna tornare alle ripetizioni, fare il numero di ripetizioni che si facevano meno 2, tornare praticamente uno step indietro. Allora, ancora poi, dimmi. Maria, scusa,
C'è un sito su YouTube dove si possono, ci sono più o meno queste? No, C'è sì. Ecco, tutto, c'è tutto. Se uno digita forse cinque sarebbe tibetani, utile, se uno sì, digita dare. cinque tibetani su internet, trova tutti i Perfetto, filmati che era vuoi. quello. È una cosa facilissima. Ci sono, io l'ho fatto vedere, c'è il libro con tutte le figure spiegate. È un libretto semplice, 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 dove ci sono varie anche indicazioni. Poi se uno vuole approfondire un pochettino di più anche le varie tematiche si può fare. Comunque su YouTube se digitate su internet 5 tibetani vi esce fuori il mondo, veramente, proprio non c'è nessun problema. Ci sono filmati tutti. No, dicevo a Carla di vederli bene perché così al prossimo webinar ce li faceva vedere lei. Eh sì, avevamo Guarda pensato che di fa fare anche il bene filmato, anche ma a te, abbiamo detto, l'esposito, vabbè. Ok. Allora, sono esercizi da eseguire lentamente, proprio perché se si fanno molto velocemente si perde proprio quella parte dell'attività che si focalizza, diciamo, sulla percezione, ok? È importante associare al movimento e al rilassamento la respirazione, quindi il respiro. Portare l'attenzione sul corpo e il respiro. L'altra indicazione assoluta, mi raccomando, non evocate mai il dolore, ma come vedrete poi è un'indicazione che vi darà anche la dottoressa Andrenelli Elisa sullo stretching. Perché? Perché il dolore è il segnale che il corpo ci sta dicendo che c'è qualcosa che non va. Fare solo quello che si riesce, non bisogna cercare di fare gli yogi o chissà che cosa, non importa. Non sovraccaricare mai il sistema, quindi non cercare di fare qualcosa in più. Piano piano, mano a mano che se si ha la costanza di farli quotidianamente, si vede che pian pianino migliora la percezione, migliora la forza, diventano proprio più forti, diventano più facili. Se proprio non si riesce a fare un esercizio, o è meglio non farlo per quello che si è detto, perché uno gli gira la testa e quindi è meglio evitare l'esercizio di rotazione, si possono fare tranquillamente gli altri quattro, non c'è assolutamente alcun problema. Ok. Ah, ecco, questo è quello che vi dicevo prima, quelle situazioni in cui è meglio evitare di fare questi esercizi, quindi interventi chirurgici di meno di 3 mesi, l'infarto cardiaco recente da meno di 3 mesi, problemi cardiopatici, cardiopatie dilatative, problemi valvolari cardiaci, l'ipertensione non controllata, vedete la sindrome vertiginose, ernie discali addominali. Perché ovviamente, come avete visto, ci sono un po' di esercizi di iperestensione, di estensione, quindi stare attenti. Altre malattie neurologiche, tra cui includiamo il Parkinson, proprio che devono avere un'indicazione per sapere se possono fare oppure no, perché sennò il rischio è che si facciano del male, non vogliamo in questo momento assolutamente, e l'ipertiroidismo. Eccoci qua. A posto. Bene, Ok, posso vai. fare un piccolo riassunto? Posso Certo. dire che queste tecniche che tu adesso hai descritto sono sostanzialmente delle tecniche che possono utilizzare tutti i pazienti con distonia, preferibilmente di tipo cervicale, in base alle loro capacità e che queste tecniche, se utilizzate in modo corretto, sempre limitate alle loro capacità, potrebbero migliorare la loro percezione della posizione di loro stesso nello spazio ed essere poi uno step preliminare a degli esercizi che adesso ci andrà a descrivere. Perfetto. Sì, Ok. è perfetto. Va bene, Lisa, allora ci dici un po' tu questi Sì, esercizi? prima di iniziare c'è il nostro amico con la distonia del corridore che chiede se conoscete un neurologo, un fisiatra proprio specialista di questo tipo di distonia del corridore o se ha avuto casi. Lui è di Foggia ma è disposto a A New spostarsi. York, No. mi sa che lo A New conosco. York. A New York. No, a noi era capitato
una distonia dell'arto inferiore, task specific, ma era un batterista. Cioè, quindi, però, corridori no, corridori no. Ma lui è un paziente che ha una distonia generalizzata che corre, perché io ho Ah, una pazienti distonia del che cioè lui scrive che ha proprio una distonia del distonia corridore. focale. Corridore, Ma chi l'ha ok. detto? C'è una diagnosi fatta o perché può essere che Ho chiesto se questi intanto tratti fosse possono seguito essere. comunque da un neurologo specializzato in distonia e dice sì. Ah, ok, quindi è stata fatta una diagnosi. Non c'è un E S1 dove praticamente, sta Foggia lui? Hai detto no? scusa? Sì, mi ha scritto che è di Foggia, sì. E vuole Esatto. un consiglio, Ha fatto vuole avere una seconda l'elettromiografia. opinione? Sì, cioè vorrebbe un medico specializzato proprio in distonia del corridore. Credo a New York, Anna. No, vabbè, io lì ne avevo visti perché cioè, corrono proprio tutti, sono fanatici, per cui avevo visto dei casi, però poi in Italia non ne ho visti granché, sinceramente. Non, vabbè, va studiato con un esame del cammino, un esame poligrafico durante il cammino, la corsa, questo si potrebbe provare a fare, diciamo, però non so se ci sono centri con delle casistiche qui da noi in Italia, Io non ne sinceramente. ho, e tra l'altro, diciamo, nei vari Non ne ho. ospedali dove ho lavorato non disponevo neanche di un laboratorio di analisi del movimento. Forse se dovessi consigliare una seconda opinione sarebbe proprio da Anna, che ha la possibilità di poter analizzare il movimento e in qualche Direi modo. IT1 cammini ne analizziamo abbastanza di forme genetiche di arto inferiore quando c'è proprio una problematica del cammino e sono molto complicati. Il runner, secondo me, il corridore è un po' più forse più semplice come proposta terapeutica, però Ma lui sta facendo qualche trattamento o qualcosa? Elisa? Adesso non mi sta scrivendo più. Ah. E comunque, ecco, credo sia ben seguito dal Sì. sì. Però comunque, secondo me, per una situazione del genere, se uno vuole una seconda opinione, deve andare in un centro dove c'è poi una struttura adeguata di analisi del passo, quindi insomma appunto va dal Dognocchi da Anna, o se non francamente non so dove altro. Il Gemelli pure c'aveva però era più collegato alla neurofisiologia. Secondo me sarebbe meglio Cioè, appunto. anche noi lo facciamo, però casi di appunto distonia, solo distonia al corridore non ne ho seguiti. C'era un paziente che ho visto che peggiorava anche quando correva, ma non era assolutamente solo Io limitato a credo quello. che in generale nella distonia il punto è analizzare il pattern motorio. Adesso tu lo puoi, cioè che tu hai visto che era un corridore. A me è capitato il paziente che invece che ha la distonia parossistica, che si intraruota Esatto. il piede, come c'è, cosa, tu devi individuare il pattern motorio. Quindi se hai poi Può anche un laboratorio del movimento, lo avere individui. una ciarnellopatia, per esempio, exercise induced distonia, no? Quindi queste distonie indotte dall'esercizio. Secondo me questo paziente va studiato, io non so se è stato studiato bene, però sì, bisognerebbe partire da uno studio più preciso, perché la distonia del corridore è veramente rara. Quanta gente ha esperienza di distonia del corridore? Abbiamo una o due nella vita, non ne vediamo più di queste. Quindi uno Sono specialista della distonia del delle corridore è raro. persone. Esatto. C'è qualcosa in letteratura, ma Beh, magari sì. adesso che stanno correndo tutti, sta anche tanto il running è diventata una delle principali Se tu ne vedi, ci sono attività. Chi lo sa? classificate le sonie del golfista, le sonie più bizzarre, insomma, magari, voglio Sì, dire, però uno. questa è del corridore, per cui sono più preoccupata che non sia una forma indotta dall'esercizio proprio, no? Certo, Non sia una forma certo, di exercise induced distonia che certo. mi Vedere, preoccupa sì, di se più, altri la esercizi. Tipo. ciarnellopatia. Sì. Certo, parossistica. Allora, Ok, Elisa. concludiamo con gli esercizi Elisa. di pressione. Sì, vado veloce perché ho visto che il tempo Che ore purtroppo sono? è. Sono le Mamma. 16:50, No, sì. sono passate quasi 2 ore, quindi dobbiamo muoverci. Esatto, dobbiamo quasi chiudere. Allora, Marina, se Vai. riesci a. Sì.
Eccola, eccola. Allora, io vi parlerò di esercizi soprattutto per la distonia cervicale, fermo restando che per le altre distonie dell'arto superiore e dell'arto inferiore, gli esercizi di stretching vanno comunque bene per ogni forma. Anzi, al di là dello stretching del distretto primariamente colpito dalla distonia, è bene eseguire questi esercizi anche negli altri distretti, perché l'esecuzione di l'adozione di posture distoniche portano anche a delle posture compensatorie che possono purtroppo essere dannose tanto quanto la postura distonica primaria e portare quindi dolore. Nella slide precedente ho indicato degli esercizi, se Marina puoi tornare un attimino Sì. indietro, degli esercizi per il cingolo scapolare e l'arto superiore, che sono esercizi di stretching. Naturalmente, se conoscete altri esercizi che avete già fatto col vostro fisioterapista o in palestra, potete comunque sostituirli. Gli esercizi di stretching devono essere fatti molto lentamente e con diciamo una respirazione che sia tranquilla, che sia calma. Vi dovete concentrare sul rilassamento mentre eseguite l'allungamento. Gli esercizi di stretching, appunto, la postura va mantenuta circa 10 secondi all'inizio, poi potete aumentare e tenere la postura per 20 fino a 30 secondi, ma va aumentata in modo progressivo e anche il numero di ripetizioni va fatto in modo progressivo mano a mano che siete allenati. Mentre gli esercizi poi per il tronco, oltre agli esercizi di stretching, di rilassamento, soprattutto dei muscoli della catena posteriore, è fondamentale fare anche esercizi di rinforzo della muscolatura che sostiene la colonna, in particolare i muscoli addominali, sia retto dell'addome che gli obliqui, i muscoli glutei e il quadricipite. Questi tipi di esercizi possono essere fatti di fronte a uno specchio, soprattutto gli esercizi di rinforzo, perché dovete comunque avere un feedback della corretta esecuzione, quindi se mantenete allineata la colonna, ad esempio nell'esercizio per i glutei, non dovete fare curvature strane, perché poi potete magari attivare muscoli che non dovrebbero essere attivati e avere dolore. E mentre gli esercizi di stretching nella fase iniziale consiglio sempre di automonitorarvi con lo specchio, poi mano a mano che avete la consapevolezza dell'esercizio, provate anche a chiudere gli occhi in modo da focalizzarvi sulla respirazione e rilassarvi maggiormente. Andiamo avanti. Per quanto riguarda questa, possiamo passarla. Per quanto riguarda gli esercizi della distonia, scusa, torna indietro. Ecco, gli esercizi sulla distonia cervicale appartengono a due gruppi. Il primo gruppo ha l'obiettivo di allungare e rilassare i muscoli che sono iperattivi, che sono quelli responsabili dello spasmo. Il secondo gruppo di esercizi ha l'obiettivo di rafforzare i muscoli antagonisti che possono contrastare la postura anomala. Bisogna fare sempre prima gli esercizi di stretching, di rilassamento, perché una volta che il muscolo è deteso, si riesce meglio ad attivare i muscoli antagonisti. Soprattutto all'inizio, la prima settimana che seguirete questi esercizi, fate solo gli esercizi di stretching. Poi, dopo una settimana che avete acquisito anche più pratica con questo tipo di esercizi, abbinate gli esercizi di rinforzo. L'obiettivo finale, naturalmente, è quello di ridurre il dolore e riportare la testa in una posizione neutra. Andiamo avanti. Gli esercizi di stretching possono essere fatti in posizione eretto o seduta. Se siete in piedi, siccome alcuni esercizi prevedono di afferrare, di aggrapparsi a qualcosa, se siete in piedi usate un tavolo o una scrivania pesanti, la cui altezza deve arrivare più o meno a metà della coscia. Se invece siete seduti, basta una sedia naturalmente stabile, senza ruote, dove potete afferrare magari la parte anteriore della seduta o la gamba della sedia. Non dovete mai sentire dolore quando eseguite esercizi di stretching, dovete sentire una sensazione di stiramento. Se avvertite dolore vuol dire che state facendo l'esercizio troppo velocemente e quindi dovete rallentare, o state facendo troppa trazione mentre state allungando il muscolo, quindi dovete un pochino allentarlo. I muscoli target degli esercizi di stretching sono quei muscoli che poi il neurologo, il fisiatra
strada vi infiltra con la tossina botulinica, sono i muscoli primariamente attivati. Ora ci sono una serie di esercizi ben dettagliati che potete scaricarvi dall'opuscolo che trovate sul sito della Linpe, e sono esercizi, ad esempio, di stretching per i muscoli posteriori del collo, come lo splenio, l'elevatore della scapola, che sono iperattivi nel caso di torcicollo o retrocollo. Vedete le indicazioni, ad esempio, per lo stretching del lato sinistro: se avete una compromissione dell'altro lato, potete comunque invertirli. E poi sono ben dettagliati e ben descritti. Andiamo avanti. Questi, nel caso del torcicollo, in cui c'è un importante interessamento allo sternocleidomastoideo, anche qui potete eseguire le indicazioni per lo per il torcicollo. Se avete un torcicollo con una rotazione verso destra, ricordate che lo sternocleidomastoideo iperattivo è quello di sinistra, quindi dovete allentare il muscolo di sinistra. Andiamo avanti. Questi li scorriamo velocemente perché purtroppo mancano 2-3 minuti. Nel caso del laterocollo ci sono indicazioni, il retrocollo e via dicendo. Ora passiamo agli esercizi di potenziamento. Dobbiamo rafforzare quei muscoli che possono aiutarci a riportare la testa in posizione neutra, e questi in genere sono i muscoli controlaterali a quelli che ciclicamente infiltriamo con la tossina botulinica. In questo caso, quando dobbiamo rafforzare un muscolo, dobbiamo agire contro resistenza, e possiamo utilizzare un cuscino di gomma piuma oppure la mano o le dita. Questi esercizi possono essere eseguiti in posizione seduta o in piedi o sdraiata. Io consiglio sempre la posizione sdraiata o seduta. Andiamo avanti. Facciamo ad esempio l'esempio del torcicollo. Se abbiamo un torcicollo verso sinistra, abbiamo l'attivazione dello sternocleidomastoideo di destra, quindi il destro sarà quello da rilassare, il sinistro sarà quello da rafforzare, e avete ben le indicazioni poi ben descritte. Andiamo avanti. Mentre ad esempio nel laterocollo, nell'anterocollo o retrocollo, non fate confusione su quali muscoli rafforzare e quali rilassare, volevo precisare nel torcicollo, perché appunto se abbiamo una rotazione verso destra, lo sternocleidomastoideo iperattivo è quello di sinistra, quindi è quello di sinistra che va allungato, e è quello di destra che va rafforzato. Andiamo avanti, ho circa un minuto, avanti. Avanti, avanti, qui trovate tutti ben dettagliati, potete scaricarlo come ho detto sul sito. Il kinesiotaping lo tralasciamo perché purtroppo non c'è tempo, volevo dare delle indicazioni solo sull'attività di vita quotidiana e degli adattamenti che potete fare a casa vostra. Naturalmente passeremo più tempo sul divano, in questo periodo sul letto, mi raccomando le posture che adottate. Sul divano cercate di allineare la colonna, di appoggiare bene la testa, soprattutto per le distonie cervicali, la testa ben allineata, e di valutare la postura anche del l'arto superiore. Se con un bracciolo, con dei cuscini, vedete che l'arto superiore, se supportato, è più stabile, anche in caso di distonia dell'arto superiore, riuscite a controllarlo di più, potete adoperarvi nel costruire dei braccioli con dei cuscini o con del materiale che trovate a casa. Anche la postura del letto, mi raccomando, all'altezza del cuscino, e questo comunque vale sempre al di là di questo periodo. Nel caso di distonia cervicale con un torcicollo, potete provare anche la posizione prona con la testa girata nel lato che corregge la distonia. Andiamo avanti. Facendo smart working in questo periodo da casa, è importante adattare anche la postazione di lavoro a casa, è fondamentale proprio per il controllo della fatica e del dolore. L'altezza della sedia deve consentire ai piedi di appoggiarsi sul pavimento, o meglio appoggiarsi su un poggiapiedi. Deve fornire un supporto lombare, però non deve il supporto sacrificare la profondità del sedile, cioè la seduta deve coprire la maggior
maggior parte della coscia senza premere sul cavo popliteo e senza consentire ai piedi di penzolare. È utile il poggiatesta in caso di distonia cervicale, così come il discorso per l'arto superiore, che potete trovare dei braccioli che possono stabilizzare il braccio. L'angolo del gomito deve essere mantenuto più o meno a 90 gradi. E l'altezza del monitor, dello schermo, è anche importante. Considerate che la distanza deve essere più o meno 50-70 centimetri e la linea che unisce, che passa per la linea oculare, si deve formare un angolo di circa 20 gradi tra la linea parallela al pavimento che passa per gli occhi e la linea della proiezione nel monitor visiva. E quindi dovete comunque, se il monitor è troppo basso, dovete comunque mettere un rialzino. Io penso, andiamo avanti, l'ultimo consiglio, stessa cosa: se vi trovate a passare adesso molto tempo in cucina, adottate un rialzino da mettere sotto un piede, alternando un piede e l'altro. Stessa cosa per le grandi pulizie, per gli spostamenti di oggetti: non sovraccaricate la schiena e utilizzate quindi soprattutto la muscolatura delle gambe e quando dovete spostare degli oggetti in alto, dei supportini, gli sgabelli, sempre cercando di fare tutto nella massima sicurezza. Questa era l'ultima cosa, la posizione dell'interlocutore. Se vi trovate a casa a parlare con i vostri conviventi, mi raccomando, ad esempio nel caso di distonia cervicale, di porre l'interlocutore nella parte che corregge la distonia. Magari all'inizio vi aiutate col sensory trick, poi mano a mano, come il muscolo magari si rilassa, potete comunque essere più facilitati. Sempre a distanza di un metro l'uno dall'altro. Ok. Bene. Io in realtà questo opuscolo lo trovo molto interessante, lo stavo cercando sul sito della Fondazione Olimpia, non l'ho trovato, quindi poi magari... Donatella, non so se a riguardo vuoi dirci qualcosa tu. Come si fa a scaricare questo opuscolo? Allora, io sapevo che dovrebbe essere disponibile, se non sbaglio, sul vostro sito della ARD, ma anche sul nostro. Però devo controllare se effettivamente è stato già caricato o meno. Dovrebbe essere stato... Forse non era caricato, quindi magari se poi ci mandi una mail, così esatto, noi lo distribuiamo ai nostri pazienti. Ovviamente chi fosse interessato ci scrive, ci manda anche una mail, sì, in modo che così noi riusciamo ad aggiornare sia il link dove trovarlo che inviarlo. Poi potrebbe essere utile anche per noi medici, perché magari lo possiamo distribuire ai nostri pazienti sicuramente. Assolutamente, sì. Quindi per il momento, se ancora non fosse stato caricato, non so se ci sono stati dei problemi sulla nostra piattaforma, scriveteci una mail a Fondazione, quindi noi rispondiamo insomma subito a riguardo. Va bene. No, bene. Ci dovrebbe essere. No, bisogna richiedere. Bisogna richiedere che ci sia sul sito dell'associazione di distonia. Sto guardando sul sito della lì, cioè sulla cosa dell'ARD hanno messo e c'è la possibilità di chiederlo comunque. Sì. Provare, esatto, a eseguire gli esercizi. Sì. Agli utenti che adesso stanno sono connessi e devono andare sul sito dell'associazione ricerca, sì, distonia ARD e richiedere questo. Io sono andata sulla Facebook, sulla pagina dell'ARD, perché mi veniva più semplice, e c'è il link proprio per il sito della LIMP, su cui, esatto, che poi ti dà come chiedere le informazioni, ti dà tutte le informazioni su come chiederla. Mm-mm. Io, giusto 30 secondi, prima di chiudere volevo dare una raccomandazione. Queste manovre che ha consigliato Elisa sono estremamente interessanti, però mi riferisco ai pazienti che non le hanno mai fatte. Mi raccomando, estrema cautela, perché ogni persona è diversa, la distonia si può rinforzare, si può peggiorare, quindi bisogna innanzitutto entrare in contatto con se stessi. Gli esercizi che ha spiegato Marina sono fondamentali per poter avere il contatto con se stessi, e quindi poi, una volta fatto questo, poi procedere a una riabilitazione specifica. Adesso non abbiamo la tossina clinica, uno può procedere con questi tipi di esercizi, però mi raccomando, non forzatevi, perché sfortunatamente poi i risultati sarebbero diciamo controproducenti. Lo sforzo va bene se c'è il fisioterapista vicino, perché poi è chiaro che se c'è il fisioterapista ti dice ti puoi sforzare, ma nel momento in cui stai tutto a casa di fare le cose,
che si riescono a fare che danno sollievo. Questa è la cosa fondamentale. Noi adesso esatto. Il messaggio che dobbiamo dare è come comportarsi in assenza del trattamento con la tossina botulinica. Detto questo, non ho nulla altro da aggiungere, non so se voi avete altre cose da aggiungere. No, a me sembra che tu abbia fatto proprio il riassunto. Esatto, la chiusura. Perfetto. Perfetto. Allora, non ci resta che salutarci. Io vi ringrazio, ringrazio tutti voi per la disponibilità. E niente, allora aspetto anche, ringrazio ovviamente chi ci ha seguito oggi, come sempre, insomma abbiamo un gruppo di fedelissimi che sta seguendo questi webinar che noi stiamo proponendo, insomma, in maniera anche massiccia, proprio per farci compagnia in queste giornate in cui dobbiamo rimanere a casa. Quindi vi ricordo appunto che domani ci sarà un altro appuntamento a partire dalle ore 15 sulla DBS e le terapie infusionali. Detto questo, insomma, io ringrazio ancora tutti voi, la dottoressa Andrenelli, la dottoressa Cordivari, il dottor Esposito, la dottoressa Castagna, la dottoressa Lamella, e vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti voi. Ciao. Ciao. Saluti.